Un'opera d'arte arriva ad arricchire e ad abbellire uno dei luoghi più storici della città di Pisa, ma non solo, uno dei luoghi storici e più significativi anche per la scuola normale. Piazza San Silvestro è un luogo storico, ma è anche un luogo un po' abbandonato. La normale ha ottenuto dal demanio 10 anni fa l'antico complesso di San Silvestro, dove c'era la scuola normale di Napoleone nel 1810, dove è stata per pochi anni. Abbiamo cominciato a ristrutturarla, a metterci un grosso laboratorio di fisica, altri laboratori arriveranno, la piazza va ancora recuperata, la facciata è stata restaurata, questa nuova opera d'arte importante di Ivan Timer darà a questo pezzo di città un nuovo volto che somiglierà molto a quello antico, ma sarà anche assolutamente moderno. Un obelisco alto più di 10 metri sarà collocato nella piazza San Silvestro di Pisa, di fronte alla sede napoleonica della Normale, che ospita oggi importanti laboratori di scienze. 18 erano stati gli artisti da tutto il mondo invitati a presentare un progetto per il concorso internazionale indetto dalla Fondazione Cassa del Risparmio di Pisa per il bicentenario della Scuola Normale Superiore. A sbaragliare tutte le altre proposte, quella di Ivan Timer. Credo che sia stata una scelta assolutamente indovinata, perché l'opera si inquadra bene nell'urbanistica della piazza e nello stile degli edifici della piazza, che spero verrà poi naturalmente opportunamente rimessa a posto, e su questo abbiamo l'accordo e la collaborazione del Comune, che è evidentemente assolutamente essenziale. Un altro pezzo di Pisa sta per essere recuperato, una soddisfazione per tutti i cittadini. Noi facciamo volentieri questo investimento e speriamo che contribuisca alla riqualificazione di una parte del centro storico che siamo abituati a vedere così, ma che può essere molto migliorata.